Se io volto l'occhio, scorgo quasi le fondamenta dell'amore, vaste e solide e pacifiche. Sono i volumi della piana e del vecchio fondo dei conventi, le grandi raccolte di cognizione, di erudizione ecclesiastica del 600 e del 700, le biblioteche e le opere omnia dei sacri scrittori, fonti di ogni autorità teologica e civile del tempo lontano. Mi parlano di letture lente, un po' laboriose, fra l'odore della polvere che si sprigionava ad ogni voltata delle grandi pagine, con un crepitio lieve in mezzo al silenzio della casa dei libri. Giornate tranquille e curiose, in cui pensieri e dubbi e questioni allontanate e quasi sepolte dagli anni tornavano a poco vicine. Seguivano giorni più inquieti. La ricerca abbozzata aveva bisogno di essere compiuta con materiale nuovo, sparso e difficile. Bisognava rivolgersi alle grandi biblioteche, cercare fuori, lontano. Il piccolo registro dei prestiti con le biblioteche governative mi pare che racconti ancora le difficoltà di questa impresa. Con le vane, moltiplicate richieste, con le lunghe aspettazioni coronate dalla breve risposta «non esiste in catalogo» o «escluse dal prestito», con le fortune sperate e col tempo perduto, e insomma con tutto quello che ogni studioso di provincia conosce bene, fino alla disperata risoluzione di scrivere all'editore o all'antiquario e di farsi venire la memoria accademica o un fascicolo di rivista o la tesi introvabile, dove poi forse nemmeno una riga farà veramente al bisogno. L'ombra del campanile non mi offusca. Michelino non è stato un grand'uomo, era un dotto professore di filosofia e di teologia, era un ottimo amico dell'Occam, ma non aveva idee proprie, né intelligenza speculativa superiore. Almeno nei suoi scritti non se ne trova la traccia. E non si può dire che sia stato neanche un grande eretico, un illuminato, un apostolo, un riformatore pratico, un organizzatore della forza dei grandi fondatori di ordini. La sua eresia è stata, come tu hai veduto, portata più che altro dalle circostanze. Egli era in fondo un uomo d'ordine. Del resto la sua opera e la sua politica, per quanto giustificabili e ragionevoli, sono state in un certo senso condannate dalla storia. L'ordine dei minori era avviato insieme con tutta la Chiesa per un altro cammino, che non era già quello di Cristo o di San Francesco, ma era il cammino dei tempi. La reazione di Michelino ha avuto il carattere di un episodio personale, generoso, ma inutile. La sua alleanza con l'impero era in fondo un errore, se non un tradimento. Tutto questo non toglie la figura di lui interesse profondo. E se Michelino non fu un gran pensatore o un grande mistico, fu in compenso un uomo forte e un animo schietto, che seppe combattere per quello che egli credeva il bene e il dovere con un'energia ammirabile, a cui la mancanza di splendore non toglie l'intima nobiltà. La sua vita non è stata coronata come in altri dal martirio o dal sacrificio luminoso, ha avuto virtù più discrete, ma non meno salde. L'animo non si inchinava a nessuno, egli possedeva in grado eminente la fierezza e la generosità della sua razza romagnola, di cui è stato un buon testimone. Per questo egli è caro a noi, così come fu grande e rispettabile tra i migliori del suo tempo. Che cosa ci importa la sua causa? Essa fu vinta, ma la virtù che l'aveva difesa restò viva e fece del bene agli uomini. Thank you.
piacere di sentire le parole di Serra procurano anche a chi ora vi parla un certo disagio, perché cambia l'autore, cambia colui che si esprime. E però, perché Fra Michelino è finito nella storia ereticale? Le doti intellettuali e morali, il consenso della maggior parte dell'ordine, buone relazioni con i diversi regni europei, facevano pensare a uno sviluppo favorevole del suo governo incominciato nel 1316. Se non che, a 90 anni circa dalla scomparsa di Francesco d'Assisi, Michelino si è trovato, diciamo, sulle spalle e insieme con il suo intero ordine, i problemi, gli interrogativi, le difficoltà sorte dal messaggio sublime e non facilmente interpretabile o attuabile di Francesco d'Assisi. Nel testamento di Francesco, che dovrebbe essere molto breve, l'ultima opera dettata ai confratelli che lo assistevano nel 1226, si leggeva che quando cominciarono ad arrivare i primi fratelli, essi davano tutti ai poveri, contenti di avere una tunica, una cintura, e non volevano possedere niente altro. E, notate bene a questo punto, aggiunge Francesco, io lavoravo con le mie mani e così voglio lavorare e voglio altrettanto per i miei fratelli. Coloro che non sanno come fare, imparino, non per desiderare il guadagno, ma per dare un esempio. E quando non ci fosse riconosciuto un compenso, allora ricorriamo, ma solo per quel motivo, alla mensa del Signore, chiedendo le elemosine in ogni porta. Siano vigili, fratelli, quando sono costruite le loro chiese, i loro conventi, a rispettare la povertà che abbiamo promesso nella regola. E le parole che seguono sono di un'attualità impressionante. I fratelli si rivelino sempre pronti a ospitare gli stranieri e i pellegrini. Nella regola Polato, sia la regola approvata nel 1223 dal Papa Onorio III, Francesco aveva indicato con poche parole quella che doveva essere la vita dei frati: vivere in obbedienza, in castità e senza possedere nulla. Colui che entrava nell'ordine durante l'anno di prova doveva lasciare ai poveri tutti i suoi beni. I frati potevano andare in giro per il mondo, ma solo a predicare, ad annunciare il Vangelo. E, curioso fatto, ma importante per l'età medievale, non dovevano andare a cavallo, ma solamente a piedi, a meno di non avere necessità o malattie gravi. Qui facciamo una rapidissima apertura sul fil di Jean-Claude Anouk, il nome della rosa, perché molti di voi ricorderanno che nella tragica abbazia, ipoteticamente tra il Piemonte e il Regno di Francia, dove arrivano i frati minori, Michele da Cesena, ma anche i prelati che dovranno giudicare la questione della povertà, ebbene si vede il gruppetto di Michele che cammina tranquillamente su e giù per le montagne. I frati non dovevano ricevere mai denaro, ma soltanto quello che era necessario per vivere. Altra apertura che fa pensare, ma è solo un momento all'epoca attuale, sono vietate le crociate ai frati che volevano andare nelle terre dei saraceni,
sono sempre quelle. Si prescrive di non fare contese, di dichiararsi cristiani e di annunciare la parola di Dio e assolutamente niente altro. Ma quella è un'esperienza che Tommaso da Celano e i primi biografi assicurano avvenuta allo stesso Francesco, che giunse alla corte del Saladino, fu accolto gentilmente, ascoltato, ma non vi era nessuna intenzione di conversione e Francesco tornò nella sua Italia. Ecco un punto che ci porta alla questione dell'eresia di Fra Michelino. Nel testamento di Francesco era vietato ai frati di chiedere ai pontefici elargizioni, privilegi, donazioni per le chiese o per i conventi. Sta di fatto che quando Michelino divenne ministro generale dei frati minori, esistevano già diverse centinaia di documenti papali riservati all'ordine e ai singoli frati, con una serie di donazioni e immunità. E così grande era il patrimonio da far sorgere interrogativi inevitabili che difficilmente avrebbero trovato una risposta solidale e comune. Chi avrebbe dovuto gestire quello che era divenuto un patrimonio così rilevante? E la povertà personale doveva essere assoluta o mitigata? La povertà dei singoli frati poteva conciliarsi con la proprietà comune dei beni ricevuti. Nel tempo di Michele già si discuteva a lungo su una questione apparentemente solo formale. Se un frate francescano insegna filosofia e teologia, a chi appartengono i codici manoscritti che egli legge, che egli riprende a glossare, interpretare e così via. Però, accentuando la proprietà comune, era evidente che l'ordine dei minori non sarebbe stato tanto diverso dall'ordine di San Benedetto, dalle varie congregazioni benedettine, non tanto diverso dall'ordine dei domenicani, dei frati predicatori, che ammettevano con diverse motivazioni, ammettevano la proprietà in comune. E la crisi dell'epoca di Fra Michelino è tutta qui, perché cercò inizialmente di trovare un punto di equilibrio tra le correnti spirituali dell'ordine francescano che accentuavano le idee apocalittiche oltre che pauperistiche. Ragionavano così, ed è un ragionamento che ancora oggi impressiona. Francesco è l'alter Christus, è l'unico altro venuto dopo Cristo a lasciarci il messaggio evangelico. Come si poteva sostenere quest'idea dei frati spirituali? Ma sul fondamento, pensate un po', delle stimmate. Effettivamente, nell'epoca che corre dalla vita di Cristo al secolo XIII, agli anni di Francesco d'Assisi, non è testimoniata la stigmatizzazione di nessuno dei santi o dei beati della Chiesa. E voi intendete bene che considerare Francesco d'Assisi come l'unico vero continuatore testimone di Cristo significava alleggerire fortemente il peso del magistero e del potere papale. E così lo scontro nei pieni anni venti cominciò a diventare inevitabile. Siamo nel primo 300, ci troviamo nel periodo gotico, e non soltanto per l'architettura, le arti, e non soltanto per la bellissima scrittura che prende il nome di gotica. Anche nelle discussioni teologiche la lunghezza prevale sulla concisione, l'arte di argomentare si fa complicata, estesa, artificiale. Chi abbia letto il nome della rosa di Umberto Eco, tanto per cambiare, ricorderà quelle discussioni e polemiche sulla povertà dalle quali sembra di uscire mai più.
Ecco, le aveva abilmente ricavate manipolate, lo sappiamo bene, dagli scritti di Guglielmo d'Occam, anche dello stesso Fra Michelino. E ora noi viviamo però in un'epoca che privilegia la velocità a scapito della lettura, della contemplazione, del silenzio. Ci chiediamo se esista una via breve e con valore di sintesi che faccia conoscere il pensiero di Fra Michelino. Ebbene, una tale fonte l'abbiamo ed è così vicina a noi che spesso è stata dimenticata o tralasciata. Bisogna aprire gli Annales Cesenates, gli Annali Cesenati, la cronaca latina che racconta più mani la storia locale, fino all'anno 1362. È un work in progress, ossia un'opera scritta da diversi autori. Il fatto è che nel Medioevo, come nel nostro tempo, i migliori testimoni della storia cesenate sono stati i notai, proprio così, sia gli autori degli Annali trecenteschi, sia il nostro Cino Pedretti, autentico notaio cronista della nostra città nel Novecento. E se di frequenti il poeta aveva preso la mano del cronista, tanto meglio. Degli Annali Cesenati si conoscono i nomi dei quattro autori dell'epoca di Fra Michelino. Due sono canonici dell'uomo, Francesco di San Tommaso e Reale. Qui pensiamo subito, e forse ha ragione, a Monte Reale. E poi due notai secolari, Pietro della Quarola e Guido da Monte Leone. E di nuovo c'è un fatto curioso, venivano tutti dalle più amene colline del territorio cesenate. Quello che risiedeva più in alto diventa per noi il più interessante. Guido da Monte Leone, ancora testimoniato da un suo orologio del 1340, è l'autore della notizia che riguarda Fra Michelino. Una notizia oltre la quale non resterebbe molto da dire. Ascoltiamolo e mi permetto di tradurre direttamente in italiano per non far perdere troppo tempo, ma la citazione non è lunga. Vi fu un cesenate di nome Michelino, così esperto in tutte le scienze o conoscenze, soprattutto in teologia, da trovare difficilmente nel mondo qualcuno che gli poteva somigliare, ma ahimè, nel latino c'è pro dolo. Questi, volendo volare più alto di quello che doveva, ha, traduco la lettera, eruttato, buttato fuori e proposto tra i suoi frati questa opinione, che Cristo non aveva avuto proprietà e così nemmeno il sommo pontefice doveva possedere alcun bene e non poteva nemmeno usare la spada temporale, poiché il pontefice è sulla terra il vicario di Gesù Cristo. Tutto questo dirà certamente, ma quante implicazioni. Ho però sovrabbondato e quindi sono lieto di lasciare la parola. Se Michelino tornasse al mondo, ci potremmo parlare come gente che solo ieri si era lasciata, poiché niente è mutato nelle cose essenziali che si possono vedere e fare per il mondo. Ho solo una cosa, forse, la sorte della quale non sarebbe senza meraviglia per lui. Le chiese e i conventi non sono più quelli. Lasciamo stare la religione come forma spirituale dell'umanità, che se è stata una volta sarà sempre, oppure non è stata mai. Io parlo della Chiesa come la conosceva Michelino, della Chiesa come forza pratica e principio di azioni e passioni umane,
della chiesa per cui egli si adoperò e soffrì e lottò ed ebbe infine il suo posto fra gli uomini. Quella è finita. È una strada che sta per essere abbandonata, per quanto io vedo attorno. Una mutazione profonda è accaduta intorno a noi, nelle cose e nelle abitudini. È finita la Chiesa, nella sua potenza terrena, nei registri e nelle amministrazioni, nelle ricchezze e negli uffici, nella direzione e nella regola delle cose umane, dai matrimoni ai testamenti. Sono finiti i conventi come centro della vita campestre, come professione a cui ogni contadino poteva aspirare per elevarsi. Tu hai pensato molto bene di preparare al mio vecchio concittadino questo ricovero nella biblioteca. Dopo che le sue ossa sono state scompigliate e confuse nella tomba di Monaco, mi pare che l'ombra di lui debba essere tornata per uso a questi luoghi e strade e chiese, amiche la sua fanciullezza. Ma oggi la piccola ombra irrequieta doveva sentirsi smarrita. Vasta è la terra, è tumultuosa e il freddo fa cercare rifugi. E quando la porta di tutti gli altri è ingombra, è bene che si apra quella della libreria, dove egli avrà freddo forse e si annoierà qualche volta insieme con me. Ma i buoni, vecchi libri insegnano a tollerare tutto questo in silenzio, nell'onesta compagnia. Salute e auguri, mio caro, dal tuo Renato Serra. Cesena, novembre 1911.